Oh, cari amici miei, è giunto il momento di far entrare qua sul palco la nostra Tiziana, che ha un ospite. Tiziana è uno degli ultimi acquisti di Radio Orvieto Web. L'abbiamo comprata a caro prezzo da Radio Latte e Miele, non so se lo sapevi, Francesco. Sì. No, questa mi giunge un'ora questa sera. Però, purtroppo, insomma però ne è valsa la pena. Eccola qua, Tiziana. Grazie, che dovrebbe avere, se non sbaglio, un ospite da intervistare. Sì, io sto dietro le quinte e sto scuriosando tutto quello che accade durante questo spettacolo, quindi la tensione, i ragazzi che sono lì, che applaudono, gioiscono, eccetera. Non si nasconderà, spero, Francesco Mecorio. Sarebbe bello di lasciarsi sul palco sola, però quando si dice un gentiluomo, Ciao. Dice un gentiluomo. Buonasera a tutti, ciao Tiziana. Ciao Francesco, insegnante di canto. Esatto. In questa scuola. Esatto. Il decennale della scuola. Esatto. E tu da quanto tempo insegni? Dal 2006, se non ricordo male. Quindi insomma 2006, a metà strada. Sì. Te la sei fatta con questa scuola. Sì. E, dunque, che cosa hai visto in questi 5 anni di cambiamenti? Beh, sicuramente cresciamo tutti, quindi l'esperienza aumenta, ho visto una scuola sicuramente in crescita. E, sebbene, insomma, mio arrivo la scuola era già organizzata benissimo, però non si finisce mai di migliorare, no? Sta crescendo. Esatto. Bene, sì, vedo i ragazzi preparatissimi, emozionatissimi, ma molto molto anche bravi. Anche noi. Lo diceva anche Venditti, sì, questo. Sì, lo so. Diceva anche Venditti, dico, sta crescendo. Sì. No, è emozionato come me del resto, perché insomma, io sei anche responsabile. Non mi abituerò mai a questo tipo di situazioni, mai. Nonostante i 5 anni. No, ma comunque Tiziana non si vede perché la maglietta rossa fa effetto capito. Faccio pandan con il rosso. E, niente, no, volevo chiederti che cosa si aspettano i ragazzi che arrivano in questa scuola? Quali sono le loro aspettative? Ma sai, diciamo, molte tipologie diverse di persone, di musicisti si avvicinano a questa scuola, quindi ognuno è un caso particolare. E che va capito innanzitutto e poi va curato e va portato avanti. C'è chi lo fa solo per passatempo, chi vuole divertirsi e chi invece magari vuole intraprendere un percorso più professionale. Quindi la nostra difficoltà è anche avere l'intuito di capire bene quali sono le esigenze delle persone, però diciamo che le situazioni sono abbastanza varie e noi cerchiamo di adattarci per quanto possibile. Certo. Certo. Ad ogni situazione. Francesco, bene. Scusa, ho una domanda qua dalla buca. Ho paura di voi. Lo so, ma fai bene. Lo so. No, senti, visto che tu insegni canto, mi chiedevo, questi talent show televisivi, che sono più che altro improntati proprio sulla esibizione vocale, fanno più bene che male, più male che bene, più latte che miele? Beh, questo dipende, perché da un certo punto di vista a chi fa il mio lavoro fa bene, perché ad un certo punto si è capito che il canto si può studiare. Prima si pensava che fosse solo un talento. Dall'altro, diciamo che mi riservo una piccola possibilità di silenzio stampa, ecco. Cioè, insomma, dipende molto da quello che poi si vede, da come viene portato avanti questo lavoro. A volte è eccellente, a volte devo dire un po' meno, e quindi si illudono poi gli allievi che in qualche modo la musica, il canto sia anche solo quello, e non è solo quello. Quello è un aspetto che fa parte del mercato, della società, di altre cose. Sei stato chiaro. Grazie, grazie davvero. Altre domande dalla buca? Non lo so. Ma no, guarda, io noi abbiamo per il finito, momento tu Tiziana ne altre? Vi ringraziamo entrambi. Sì, un'ultima domanda. Beh, io te la farei. Quale fa meno paura. Potrebbe essere la tua maggiore soddisfazione? Ma proprio a proposito di quello che abbiamo appena detto, non so, in qualche modo uno sviluppa un rapporto quasi genitoriale, no, con i propri figli, trasmette con i propri allievi, come se fossero dei figli a cui trasmette delle cose. E diciamo che fondamentalmente io ci ho messo tanti anni a capire che cosa era importante e anche un po' a, tra virgolette, venire fuori, no? A capire che comunque la cosa importante era riuscire a divertirsi regalando un'emozione. Per me, quando loro riescono a fare questa cosa qua, diciamo che è una forte soddisfazione, più della nota iperintonata o del respiro preso bene. Quella è la cosa che, diciamo, mi interessa di più. Questa è la cosa più bella che potevi dire di tutto il tuo lavoro, penso.
Io grazie. Penso che allora è stato raggiunto comunque questo traguardo stasera, no? Beh, oddio, dovresti chiederlo a loro là dietro. Li qualcuno non si sta divertendo tanto, però attesi, dopo insomma, si divertirà. Dai, è normale. Così. Certo. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie, ci riaggiorniamo. Grazie. Tiziana, sì. Grazie a voi. Sul mestolo dei paraggi, eh?